Salve a tutti, per le guide di Sodi Linux, Francesco Fusillo. Adesso andrò a spiegare l'uso del tasto destro sul desktop e alcune funzioni che riguardano la gestione dello sfondo e della scrivania, per conoscere e poter essere padroni del proprio PC. Allora, il tasto destro in Sodi Linux fa le stesse identiche cose che fa su Windows. Vedete, create cartella, mantieni, cambia sfondo. Adesso noi vedremo la funzione cambia sfondo. E allora, posso creare una cartella e la chiamo prova. Ecco, quindi vedete, se la devo rinominare, clicco il tasto destro, uguale a Windows. Windows, cliccate qui una volta. E potete modificare il nome. Qua dovete tasto destro dire rinomina e quindi potete rinominarla e quindi posso creare una cartella. Adesso vediamo la funzione crea documento, sono cose che non vado a spiegare. Cambia sfondo della scrivania, perché in realtà non è che cambia solo lo sfondo, ma fa tante cose. Allora, intanto gestisce il tema che voi usate. Il tema sono quelle configurazioni estetiche che a voi piacciono e vi rendono più agevole l'uso della macchina. Per esempio, il tema personalizzato che abbiamo scelto è un tema che ha il bordo blu, perché lo posso vedere per agganciare, ma posso sceglierlo verde, grigio, come mi pare. E dall'ambiente tema posso personalizzare questo tema. Il nostro tema si chiama Sodi Linux Orizzonti. Come vedete, il bordo è questo qui, ma potete scegliere delle altre. Le icone sono le Oxygen, queste qui azzurre che vedete, e il puntatore è questo nero che io tengo sempre molto grande perché, come vedete, permette di essere ben visibile anche sulle LIM e anche sul PC. E quindi, quando spiego, questo sarebbe quello bianco, io preferisco quello nero. Queste sono le scelte. Chiudi. Ecco, adesso vediamo come cambiare lo sfondo nell'ambiente sfondo. Qui è uno stirato, non è a tinta unita perché lo sfondo che voi vedete è questo qui che abbiamo fatto fare noi a Paolo Sita, che ha fatto un lavoro eccezionale, come vedete, eccolo qui. Se invece a voi piace uno sfondo vostro, basta che cliccate aggiungi e andate a beccarvi l'immagine che vi interessa, fatta col vostro telefono o di altro tipo. Non so, per esempio, io sulla scrivania, dentro la cartella tutto, ho delle immagini, non so, immagini, come dicevo, ho delle immagini nella cartella foto 2017, per esempio questa l'ho fatta nella costiera amalfitana, apri, eccola qui, come vedete la mia immagine è diventata lo sfondo di Sodi Linux, bella come il sole. Questa è una bella passeggiata a picco sul mare, ma io preferisco rimettere lo sfondo di Sodi Linux per campanilismo. Eccolo qui, lo metto stirato che così copre bene tutto l'ambiente. Bene, adesso andiamo a vedere altri cambiamenti che posso fare col tasto destro aprendo le preferenze d'aspetto. Tipi di carattere, il carattere delle applicazioni. Quindi qua arrivo già nell'ambiente delle tecnologie assistive, perché vedete, io posso aumentare i caratteri delle applicazioni, eccolo qui, vedete qua in alto, il carattere dei documenti, il carattere della scrivania, adesso aumento, ecco, vedete, sono esagerato, carattere della scrivania, devo stare più basso, 11, 12, seleziona, ecco, vedete, il carattere è molto più grosso. Quindi il titolo per le finestre e così via. Adesso ritorno a mettere il 10 che su questo PC piccolo andava bene. Eccolo qua. Seleziona. Quindi potete modificare anche la dimensione del carattere. E monocromatico ottimizza. Bene, allora abbiamo visto come si cambia il tema, se io voglio, che ne so, il tema verde, blu, marrone o altri temi, come si cambia lo sfondo, si può anche mettere a tinta unita ovviamente, e come si gestiscono i caratteri, le
e come dal tema si personalizzano i dettagli che sono il bordo delle finestre, le icone e il puntatore. Adesso vediamo cosa posso fare con il tasto destro, oltre alle cose che ho fatto vedere, no? Crea cartelle e così via. Qui c'è una cartella, io ho delle immagini e farò vedere due funzioni che abbiamo messo all'interno di questo sodino. Ecco, ho aperto questa cartella che è qui sul desktop, tutto. Dentro ho le foto del 2017, apro Pompei. Allora, questo sodino Linux e anche gli altri abbiamo pensato di operare molto sulle abitudini didattiche degli insegnanti che arrivano con le foto fatte della gita o fatte delle relazioni così. La vogliono spedire ai ragazzini, ma sono foto, come vedete, proprietà telefoni di oggi, 2 mega. Quindi 10 foto, 20 mega. In posta elettronica non va mica tanto bene. Quindi con Sodilinux io posso selezionare le immagini, 2, 4, tutte quante. E adesso ne faccio una per vedere. Tasto destro e c'è la funzione ridimensiona questa immagine, oltre a ruotarla e impostarla come sfondo. Ma ridimensiona è interessantissima perché io a questa immagine posso dire: scalamela al 50% oppure mettimela a 1024x768, 800x600, 640x480. A monitor, cioè a video, non cambia tanto la visualizzazione di questa immagine. Per cui una foto di 2 mega, se io la metto 1024x768, lei sarà salvata dentro la stessa cartella con questo punto ridimensionato oltre al nome del file. Io clicco ridimensiona. Adesso, per far vedere, lo faccio fare a 4 foto, ma posso farlo anche a tutta. Allora, ridimensiona immagini, la metto a 1024x768, che è già una buona risoluzione. Ridimensiona, eccole qua. Allora, come vedete, questa è l'immagine attiva e questa è l'immagine ridimensionata. Come dicevo, questa è dov'è? No, tutte quanto, una 2 mega, questa immagine qui. La stessa immagine ridimensionata è 285K. Adesso vi faccio vedere a monitor la differenza. Questa è l'immagine nativa, 2 mega, e questa è l'immagine ridimensionata. Come vedete, l'occhio non si accorge assolutamente del cambio perché queste dimensioni di foto sono fatte dalle macchinette fotografiche di oggi, un po' perché così vi riempie l'hard drive e poi andate a pagare spazio memoria online, e un po' perché se dovete stamparla questi 2 mega vi servono tutti, ma però per usarla in una presentazione, per spedirla in posta elettronica, come vedete, se io le spedisco tutte e quattro, questa qui sono sì e no 1 mega di 4. Adesso vi ho fatto vedere il ridimensionamento, potete andare anche più giù con il ridimensionamento e fare foto veramente di poco peso, giusto per vederle. Però quello che mi interessa adesso farvi vedere è che io seleziono tutto e il tasto destro, abbiamo inserito anche questa funzione comprimi. La funzione comprimi è eccezionale perché io faccio un file zip col nome 2017 Pompei, vedete? Posso scegliere vari formati di compressione, ma il più conosciuto da tutti è il formato zip. Quindi io, dopo che dico comprime, dico crea, abbiate pazienza un attimo e fra un po' vedremo il file, eccolo lì, pompei.zip temp, perché le sta facendo, eccolo lì. Questo è zip. Questo zip di tutte le foto è 200 mega e io posso trasferire questi file tutti zippati. Voi capite bene che se io ridimensiono tutte le immagini, le zippo e le spedisco, ho un bel risparmio, un bel vantaggio. Inoltre mando via un file solo e non tutte quante. Quindi questo tasto destro, vedete, ha altre importanti funzioni. Allora, fatto questo, cioè creato questo file zip normale, adesso farò vedere invece le opzioni dei file zip. Supponiamo che io debba mandare queste immagini in maniera riservata,
Posso chiedere di mandare questo file zip con password protetto da password. Allora io per esempio qua scrivo una mia password solita che è scuola. Ecco, adesso io praticamente creerò no, perché dice c'è già Pompei con password. Ecco, quindi per differenziarlo dall'altro gli dico crea. Adesso lui creerà un file zip protetto da password. Capite bene la comodità di questa operazione, poter mandare via delle immagini in maniera riservata. Allora, vedete, questo lo apro e vedo subito le foto, posso estrarlo, appunto. Invece questo, appena se vado per estrarlo, a proposito, mi sono dimenticato di dire che posso dire anche estrai qui, estrai in, immediatamente col tasto destro. Se io dico estrai qui, vedete che mi chiede la password, non me lo fa aprire. Quindi è una ulteriore interessante funzione che viene introdotta nella compressione dei file col tasto destro. Il tasto destro quindi in Sode Linux è molto importante. Se vado sopra un file, dico, il programma mi dà un programma per aprirlo, oppure io posso scegliere in questo caso un file di grafica, tutti i programmi che hanno la competenza di farlo, vedete, e oltre a taglia, copia, incolla e così via. Ovviamente se vado su un programma, mi scuso, su un file che è un file di testo, per esempio questo qui, questo è un PDF, apri con, vedete, c'è il lettore PDF, ma ci sono altri lettori PDF che potrai utilizzare con Sode Linux. Quindi posso scegliere anche il programma che mi interessa di più. E ovviamente se gli dico apri con, altra applicazione, potrei scegliere un programma come nelle finestre di Windows e dire ricordati sempre di aprirmelo con quel programma lì. E Sode Linux me lo aprirà con quel programma lì sempre. Se io scelgo per esempio visualizzatore di documenti, lui me lo aprirà sempre con quello. Quindi per le guide di Sode Linux ho illustrato l'utilizzo del tasto destro per le modifiche d'aspetto sul cambio sullo sfondo della scrivania e anche le funzioni del tasto destro nei confronti dei file e delle immagini, in particolare con la funzione comprimi e ridimensione. È una funzione molto importante che vi permette di avere dei grandi vantaggi nella gestione delle immagini. Ecco, quindi è finita questa guida, spero di essere stato chiaro e buona sperimentazione con Sode Linux.